la metro dei riflessi, gli sguardi verso il vetro, gli appositi sostegni verticali, le maniche fatali li discendono e quelli orizzontali in alto, i polsi e gli orologi viaggiano da soli, la metro i seduti di fronte sono semplicemente gli avanzati dal viaggio precedente che andava dove vanno tutti i presentimenti eccetera, in un soffio di porta fa l'ingresso la bella incatenata testa alta, invece i viaggiatori sono entrati col capochino e l'umiltà dei frati, bella incatenata dai suoi stessi ormeggi, la cinghia della borsa e stringhe mosce, fasce di camoscio e stratagemmi dei morbidi tormenti d'organzino. Si fa la trigonometria nei finestrini corrispondenti agli occhi alessandrini di lei che guarda fissa un suo sussulto fuso nel vetro che le ricorda tanto un suo sussulto. La metro piomba nella galleria come un eccetera eccetera che continua tremante veranda di lettura, da un attico mittente tutta giù affendente, e più di tutti i giornali e i giornaletti ha successo una scritta in caso di necessità rompere il vetro e tutti i trasgressori saranno eccetera. La metro si apre prossima e rallenta, i posti a sedere ad occhio e croce diciamo 36, le scale sono mobili ma le pareti no e fermi i corridoi, la folla passa e sale, la mente